Bella a tutti ragazzi, sono Edenend, sì, sono Edenend. E siccome si può provare finalmente Demon Hunter, inizierò a dar sfogo alla mia creatività. Giochiamo. Naturalmente le razze disponibili sono solamente Elfi del Sangue, Elfi della Notte e basta. In questo video dai mi accompagnerete alla intro del Cacciatore di Demoni. Vedremo insieme la loro storia, se ce n'è, non è detto. Naturalmente, spoiler di qua, spoiler di là, ma già lo sapete, non serve che ve lo dica in continuazione. E sì, mi faccio una elfa della notte solo dal punto di vista estetico, e per le spalline, e per l'arma che è enorme. Non volevo farmi la Barbie. E per l'ennesima volta dovrò tradire la mia fazione, ma essendo Demon Hunter. Fanculo l'alleanza e fanculo l'orda, da oggi servo Illidan. Quanto è figa la mia elfa, bella bella. L'unico problema, oddio, il nome. Sapete, la parte più difficile di un GDR è sempre trovare il nome del personaggio, non ci sono mai riuscito. Dopo un giorno e tre ore tra Eraldiel, Lituen, Litheld e tutti quanti nomi elfici, ho pensato a qualcosa di semplice, magari chi è su pozzo può anche contattarmi. Sono una fichissima elfa della notte, Demon Hunter, di nome Eden. O Eaden, o come cavolo volete. Dai che iniziamo. Bene, partiamo da Maradum, insomma. Ah, Illidan che parla. Sei il fulcro del mio piano per distruggere la legione. Ed è anche la tua sola via d'uscita. Trovala e torna al Tempio Nero. Bello, bella voce. Bellissima la voce italiana che ci hanno messo. Mi ricordo anche quella del Burning Crusade, ma questa è più aggressiva, mi piace un botto. Saltellando di qua e di là, sì, però ho frizzato 6 mesi e mi sa che le cose sono un po' cambiate. Aspetta che sistemo un po' le prime spell. Che a detta mia sono anche le uniche spell che useremo per tutta l'avventura. Manca solamente la spell del silence, la via di fuga, tra virgolette, e la spell che ci dà un super burst, però più di quelle mi sa che non ce n'è. Ok. Figata la spell di planata, sapevo del doppio salto, ma la planata è proprio una spell attivabile con spazio, da quello che ho capito. Hi, non sono qua per farvi gameplay o per capire spell, fare tutorial su come migliorare il DPS, so soltanto che c'è sto qua che fa male, sto qua che fa peggio, e finita lì. Basta. Che poi non sperate che ci siano altre spell più importanti o meno. Effettivamente è una classe da imparare in 2 livelli, quindi poche spell, veloci e concise. Che mi ammazzano! Che mi ammazzano! Sono cattivi! La cassa del mistero sarà mia. Uccidiamo i cani! Uccidiamo i cani! Muori! 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 E i 2 spell sono in croce. E quando mi ricordo, R, E, ricarica, R, finisce. Ah, tutto qui! Se vuoi che ci sia. Ah, pietra salutare della legione. Effettivamente, la pietra salutare della legione, noi siamo per metà demoni, quindi quello che guarisce loro guarisce anche noi. Oh, da quello che ho capito, questo è lo standard della legione. Dai, facci sentire qualcosa, un po' di lore. Ah, un filmato, boom, boom. Sayana, Jace, Allari, trovate la chiave di Sargeras. Ora, cerchiamo di attivare quel portale. Attiviamo portali, ammazziamo sicuramente quelli della legione e intanto ci troviamo la chiave di Sargeras. Oh, il lingua morta, ve li ricordate nel Burning Crusade, lingua morta? Quel gruppo di elite praticamente del clan dei corrotti, praticamente per metà alleati con Illidan, dall'altra parte neanche tanto perché Illidan gli ha fregato il tempio, almeno così c'è scritto nel libro. Quelli che sono praticamente i fidati di Akama, che sono a conoscenza dei misteriosi piani di Illidan e che praticamente vorrebbero anche ammazzarlo. Sentite, se la storia dice così,
che ci puoi fare. Non posso venirti a dire che il finale della Bibbia, Gesù muore, sappiamo che Elida muore, vediamo soltanto quando. Che poi muore tra tantissime virgolette. Oh, intanto faccio a pezzi un po' la legione, cerco di liberare sto qua, ma non ho la chiave. E qui devo sacrificare qualcuno, proprio come è tratto dal film di Warcraft. Stavolta devo letteralmente uccidere qualcuno per alimentare il portale. Sapevo che mettevano sta cosa prima o poi. Ecco, se non sbaglio, queste dovrebbero essere le truppe e le fanciulle di Damavashi. Non mi stupisce appunto che hanno sacrificato un Draenei corrotto per aprire il portale. Nel libro, infatti, per chi lo ha letto, dicono che ne hanno schiavizzati tantissime e uccisi anche a migliaia per drenare le acque delle paludi di Zangar. Appunto, la Damavashi voleva, sotto detta di Illidan, tenere il controllo del bene importantissimo che è appunto l'acqua delle terre esterne, essendocene veramente poca. E naturalmente qua ci sono i cattivoni bastardi, soliti, ma che con la trama c'entrano abbastanza. Oh, enorme! Hai visto il coso enorme là dietro? Boh, morto. Ah, quando muore qualcuno di importante, noi ne assorbiamo il potere. Dal punto di vista della lore, il Demon Hunter, muah, un bacio. E questo coso cos'è? Assaggia la mia lama, mostro! Sono fortissimo. Completiamo missioni. Oh, filmato, bene, bene. I miei Eredar stanno evocando altri demoni per coglierli alle spalle, Vostra Altezza. Non lasciate che invadano il vulcano. La chiave per i mondi della Legione non deve cadere nelle loro mani, Belias. Mi occuperò personalmente del loro capo, mia regina. Sarà meglio. Giuro, non ho mai sentito parlare di questa tirannia, ma a quanto pare devo ucciderla. Non sai quanto grosso. Oddio. Oh, che figata. Cioè, devo sacrificarlo per ottenere carburante per il portale? No, come prima che ho sacrificato il corrotto. Ma posso decidere se sacrificare me stesso o lui? Cioè, io. Vabbè, dai, lo faccio, io lo faccio. E dai, ma non chiedermelo due volte, dai, su. Dai. No, non ci ripenso, fanculo, uccidimi. Il sacrificio non sarà vano. Dai. Oh, e mi ha ammazzato. Ma che forte. Vabbè, e dai, liberiamo lo spirito. Bello, bello. Mi serve un bersaglio. Posso decidere. Posso decidere anche questo, bello, non lo sapevo. Vabbè, dai, torniamo indietro. Interessante, come me hai un'anima demoniaca in modo Oddio, Illidan. tale. Non puoi davvero Dai che me lo spieghi. la tua anima verrà inviata nella distorsione Mio Dio, che fatua. figata. Qui attenderai di trovare un corpo adatto in cui Bellissimo, reincarnarti. dai. Ora torna al tuo cadavere finché hai ancora tempo e portami la chiave di Sargeras. Bello, 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 bello. Che figata che hanno messo, fantastici. Guarda, se io non sceglievo di morire, allora non. Non potevo neanche sapere sta roba se sceglievo di non morire. Che figata. Bello, bello, fatto bene. Che poi l'hanno spiegato adesso, l'hanno spiegato, e potevano spiegarlo anche tempo fa, ma detto bene, è stato detto adesso, è stato detto, non prima. Ed è per questo che non muori su WoW.